Sì. Dai. Allora, siamo pronte. Possiamo partire per l'esplorazione del mondo di Hildegarda. Sì, dai, ho con me il salterio. È lo strumento preferito da Hildegarda, il più adatto per eseguire la sua musica. Lei compone inni secondo modalità davvero sorprendenti, per modernità intendo. Grazie, dopo ci farai qualche esempio. A me preme, prima di cominciare a ordinare il materiale che abbiamo raccolto per il copione, fare una premessa. Hildegarda non ha bisogno di essere glorificata. Cioè, noi non la mettiamo in scena per quello che ha fatto, la sua biografia, le sfide che ha sostenuto, le vittorie, le sconfitte. Beh, ma almeno la vittoria sul vescovo Renano contro l'interdetto, che prevedeva la sospensione della confessione e della comunione, insieme al divieto di celebrare col canto la liturgia monastica, non è cosa da poco. Ma Hildegarda dichiara apertamente l'eccesso di questa punizione che impone alle monache di sottrarsi alla legge divina che comanda la pratica musicale della lode. Vi faccio un esempio? No, aspetta, sto cercando di capire. Allora la domanda è un'altra, dico bene? Sì, però volevo solo ricordare che io sono musicista, non attrice. Vabbè, però direi di non formalizzarci in sottili distinzioni attrice, musicista. Chi va sul palco e lo agisce è un'attrice. Ma per rispondere alla domanda di prima, nei limiti di quello che ho capito, Hildegarda è una donna immensa. E tradurla sulla scena equivale a travasare il mare in un bicchiere. Allora mi sono chiesta, ma qual è la forza su cui poggia la grandezza di questa donna? Che cosa può dire lei oggi a noi? Io risponderei che questa sicurezza si basa su delle alleanze. L'alleanza con Dio, con le sue creazioni, la cui contemplazione alimenta una visionarietà grandiosa. E poi l'alleanza con la natura, che ci consente di godere e amare la vita. Volevo chiedervi di chiudere gli occhi e immaginare una farmacia immensa a cielo aperto, grande come tutta la terra, e diretta da un farmacista Dio. Questa è natura per la badessa. Sì, sì, è lo strumento con il quale il farmacista parla all'uomo. Voglio dire che la natura ha una qualità spirituale che è il suo legame con Dio. Però non possiamo non vedere la sua dimensione sensibile. La natura è colore, sapore, profumo, suono, ritmo, corpo e trasformazione continua. Trasformi la farmacia in erboristeria? E allora che cosa ci sarebbe di male? Niente, su questo siamo d'accordo, ma volevo solo tornare al suono e dire qualcosa sulla robusta originalità dei moduli creativi del comporre di Hildegarda, proprio in relazione al gregoriano che è dello stesso periodo. Scusa, scusa, solo un attimo, altrimenti me lo dimentico di nuovo. Chiudiamo per un attimo gli occhi. Cancelliamo l'immagine dell'immensa farmacia, erboristeria e al suo posto. Immaginiamo un immenso luogo di cura, grande come tutto il mondo. In un reparto spoglio, poco più grande di una cella del monastero benedettino di Bingen, c'è una donna tutta sola, indaffarata a giocare a nascondino con se stessa. Ti riferisci ad Anne Sexton? La poetessa americana? Allora si va dalle vette mistiche e precipitiamo nel crudo dolore dell'esistenza. Beh, dai, a questo punto per me occorre un controcanto efficace. Controcanto, bene, bene, finalmente tocca a me. Intervalli gregoriani. Intervalli di Hildegarda. Però non fatemi recitare. Sono una musicista, non sono un'attrice. Sono io l'attrice? È difficile per una donna sola recitare una commedia intera. Recitare
la mia vita, il mio monologo. Inseguo le mie mani senza raggiungerle mai. Sono io l'attrice. L'unica azione scelta è correre. Correre per stare al passo senza riuscirci mai. Sono io l'attrice senza riuscirci mai. All'improvviso smetto di correre. Tengo discorsi a centinaia, preghiere monologanti. Dico cose assurde del tipo: le uova non devono bisticciare con le pietre. Tieniti il braccio rotto dentro la manica. Io sto in piedi eretta, ma la mia ombra è obliqua. Sono io l'attrice. Ma io imperterrita fino all'ultima battuta. Chi è senza Dio è come un serpente che vuole ingoiare un elefante. Brava, brava. Ma il pubblico scappa subito via. È stato un cattivo teatro. Questo è perché sono io la sola attrice. E sono poche le persone la cui vita detterebbe una commedia interessante. Siete d'accordo? Ma... c'è una volta io, l'unica bambina cui fu vietato oltrepassare il giardino. Non osava alzare la voce più delle rare antichità medievali della collezione di famiglia. Le bande, linde in attesa, allineate a modi. La stanza, con il soffitto alto, desolata e piena d'echi. Il De Gordo! Il De Garda! Il De Garda! Una volta tu. Ho sognato che un carro era balzato di corsa e mi proiettava su nel cielo. Nulla più preme giù il mio volto nel sonno. Per dormire è troppa la mia sete da bere. Di dove vengono questi strani raggi? Mi attirano, mi svegliano con tutte le loro forze. Non c'è notte più nera in cui non risplenda il disegno del sole. Non ho più resistito ai miei piedi. È sospeso ovunque lo sterile calore del vago astro su di me. Le alberi non sono che i resti di rossi. Crepuscolo, spegni. Uomo della luna, voltati, non guardare qui. La tua irradiazione emana forze tali che mi seguono salendo su per la scala e arrivano fin nella camera.
Non ditemi che le virtù sono fragili all'inizio e che acquistano vigore e stabilità solo col tempo. Lo so da me che non si conquistano da un giorno all'altro. Io amo la vita semplice. Quanto è adorabile quella semplicità schietta e disadorna che non nasconde il suo naturale e consueto modo d'essere. Pensa al fiume. Pensa al modo in cui l'acqua scorre regolare per lunghi tratti, per poi cadere sulle rocce o venir rotta dalle pietre. Pensa alla schiumosa acqua che vortica e che torna nuovamente alla quiete. Quando il Signore alitò la vita in me nel ventre di mia madre, instillò nella mia anima il dono della visione. Nell'anno 1098 dall'incarnazione di Cristo, i miei genitori mi donarono a Dio con il cuore pesante. Nel mio terzo anno vidi una tale luce che tutto il mio corpo tremò, ma poiché ero soltanto una bambina, non sapevo come dovevo raccontare ciò che avevo veduto. Fin dall'infanzia ebbi diverse visioni e ne parlai. Così le persone che ascoltarono restarono interdette e rifletterono sulla loro provenienza e su chi fosse a parlarmi. Stremata dalla malattia, domandai alla mia balia se anche lei potesse vedere altro nel mondo oltre a oggetti, animali e persone. Mi rispose che non vedeva nulla oltre a questo. Fui colta da una grande angoscia e non osai raccontare quello che vedevo a nessun altro. Soltanto quando non riuscivo a trattenerlo parlavo e allora piangevo e mi vergognavo e rimpiangevo di non essere capace di tacere. Ho gioito del dono della chiaroveggenza, perché la mia anima in queste visioni si innalza fino alle vette del firmamento
e nelle sfere diverse. Quando una donna è troppo sensibile, quali estasi e portenti! Come se mestrui bimbi ed isole non fossero abbastanza. Come se iettatori e pettegoli ortaggi non fossero abbastanza. E siccome io vedo tutto con la mia anima, posso anche ammirare come variano le nubi e le altre creature. Crede di poter prevedere gli astri. Detto tra noi, nell'essenza, un'attrice è una spia. Ma tutto questo io non lo vedo con gli occhi esterni. Non lo sento con le mie orecchie esterne, non lo penso con i pensieri del mio cuore, ma con la mia anima. Ad occhi ben aperti, nella mia piena consapevolezza che si trasforma in un'estasi. Mai, amando noi stessi, odiando anche le nostre scarpe e i nostri cappelli, ci amiamo. Le nostre mani sono azzurre e gentili. In tutto il creato, piante, alberi, animali, pietre preziose, esistono virtù segrete curative che nessuno di noi può conoscere se non per rivelazione. Tale virtù sono pure, belle ed utili. Cominciate a cercare. Vedrete che i vostri occhi si poseranno su tutti i segreti d'intorno. Vi sarà chiara una cosa, che c'è un'anima in ogni goccia e anche un mondo in qualsiasi granello. Ho vissuto da ospite rabbioso, parzialmente rammendato. Ricordo che mia madre faceva del suo meglio. Sorridi come tua madre, dissero. Non mi pareva interessante, ma un ritratto mi sono fatta. Dissero le streghe. Troppo tardi per essere perdonata. E non fui propriamente perdonata. Ma un ritratto m'hanno fatto
hanno appeso il ritratto nella fredda luce della parete nord che bene mi si addice per farmi stare bene. Quell'estate imparai a rimettere vita nelle mie sette stanze. Andavo su barchette a cigno al mercato e questa fu caverna di uno specchio, una donna sdoppiata che si fissa come se il tempo l'avesse impietrita. Dissero le streghe, troppo tardi per essere perdonata. Non danneggiano né i santi né i malati e si digeriscono facilmente. La nespola è utile ai sani ed ai malati ed è buona perché mangiandola fortifica i tessuti e purifica il sangue. La galanga! Chi ha mal di cuore mangi molta galanga ed il suo stato di salute migliorerà. Aneto! Aneto! In qualunque modo lo si mangi rende l'uomo triste, però... Se lo si mangia cotto, elimina le sostanze che causano i reumatismi e perciò è molto utile. E gli agrumi? Limoni, arance! Mangia questi frutti e allontanerai le sostanze che causano la febbre. Liquirizia. La liquirizia rende gli occhi chiari e dà una luce chiara e rende lo spirito allegro e pacifico. Polverizza dello zenzero aggiungendo una doppia dose di galanga e mezza d'artemisia. Dopo i pasti sbatti questa polvere nel vino e bevila. E così anche la sera prima di andare a letto. Fallo spesso! E il tuo stomaco starà meglio! Dissero le streghe, troppo tardi per essere perdonata! Andai dall'uccello dalla testa umana e gli chiesi: prego, signore, dov'è Dio? Dio c'ha troppo da fare per star qui sulla terra. Ma ti dirò dov'è il pozzo di Dio. È sulla terra, gli chiesi. Lui rispose di sì. Camminai per più giorni oltre le streghe che mangiano bambini come se fossero loro dovuti. Poi, nel bel mezzo del deserto, trovai il pozzo che sobbolliva. E c'era l'acqua, ed io bevvi. Dissero le streghe, troppo tardi per essere perdonata. E non fui propriamente perdonata. E Dio creò gli elementi del mondo, che sono nell'uomo, e con i quali l'uomo opera. Sono il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra. I quattro elementi sono così imbrigliati e uniti fra loro da non poter essere separati l'uno dall'altro e si tengono insieme così saldamente da essere chiamati
firmamento. Gli elementi assorbono ciascuna delle qualità umane, dato che l'uomo ha in sé gli elementi, perché l'uomo è con questi e questi sono con lui, e il sangue dell'uomo scorre di conseguenza. Infatti fu scritto: il cielo e la terra piangono sugli uomini. Sono spezzata in due, ma io conquisterò me stessa. Io riesumerò l'orgoglio, prenderò le forbici e ampunterò la mendica, e in me strapperò i pezzi di Dio strappati. Quanti pezzi? Paiono migliaia. Dio travestito da vecchietto che barcò la ciabatta. Dio travestito da bambino, tutto nudo e senza pelle. Ed altri. Ma io tutti li conquisterò. E una nazione di Dio costituirò su me unificata. E una nuova anima costruirò, vestita di pelle. Poi metterò la camicia e canterò l'inno. Canto di me stessa. Dell'universo, con le mie ali, volandogli intorno, ho dato il giusto ordine. E di nuovo io scintillo sulla bellezza dei campi, brillo nelle acque, ardo nel sole, nella luna e nelle stelle. Con un soffio di vento, tutto trasformo in vita. L'anima è il suo motore ed ha in sé una sinfonia e tutto, tutto diventa suono. Il firmamento stesso, nel suo moto, emette suoni meravigliosi.
Ero stanca di essere donna. Stanca di cucchiai e pentole. Stanca della mia bocca e dei miei seni. Stanca di trucchi e sete. La notte scorsa ho fatto un sogno e gli ho detto: tu sei la risposta. Nel sogno c'era una città di Catene, dove Giovanna fu messa a morte in abiti maschili. E dove la natura degli angeli non era spiegata. Non c'erano due della stessa specie. Chi col naso, chi con l'orecchio in mano, chi masticava la stella misurando l'ordine. Ognuno obbediente a se stesso come un poema, facendo le veci di Dio un popolo differente. Tu sei la risposta, dissi, ed entrai sdraiata alle porte della città. Poi fui messa in catene e persi il mio genere e l'aspetto finale. Adamo era alla mia sinistra, Eva alla mia destra, entrambi in contrasto con il mondo razionale. Poi intrecciammo le braccia e cavalcammo sotto il sole. Non ero più donna, né una cosa né l'altra. Oh, figlie di Gerusalemme, il re mi ha condotto nelle sue stanze. Sono nera e bella, sono stata aperta e spogliata, non ho né braccia né gambe, sono tutta di pelle come un pesce. Non sono più donna di quanto Gesù fosse uomo. Tu non senti con i tuoi occhi, tu non vedi con le tue orecchie. Tu sei la luna che splende, fredda e bella. Io invece assorbo tutti i suoni e li mescolo confusamente a tutti i colori del mondo. Ardo al punto che il mio sudore odora di puliggine. Sii obbediente, paziente, mansueta, silenziosa. Che cosa devo dire, Hildegard? Tutto o solamente il necessario? È facile. Lascia tacere la mente e lasciati guidare dal cuore. Stai zitta, Hildegard. Stai zitta e parla. Che cosa devo dire, Hildegard? Tutto o solamente il necessario? È facile.
Lascia tacere la mente e lasciati guidare dal cuore. Stai zitta, Hildegarda. Stai zitta e parla. Dio, angelo, Salvatore, Deore, angelo, Salvatore, Vanix, angelo, Dio, Vanix, donne, Salvatore, donna, donna, Dio, angelo, Salvatore, donna, Vanix, donna, mamma! L'ho sentito. Non erano le pietre a cantare. Era la luce, era la voce. L'ho visto e l'ho sentito. Era un canto. È importante. L'hai sentito, mamma? Una volta io, mille porte fa, quando ero una ragazza, una notte d'estate, se ricordo bene, ero stesa su un prato. Sotto di me increspato il trifoglio e sopra distese di stelle e milioni di foglie che sbattevano come vele sui loro strani gambi. Guardando l'alto con la bocca spalancata, facevo domande nell'aria e pensavo a Dio, eterno pittore, e a un'enorme tela tutta calore, strada, luci sciolte, piante e uomini. E in mezzo a quel disegno c'ero anch'io. Mani, occhi e gomiti, ginocchia, bambina, sudore, sogni, donna, fuoco, angelo, strega, ali, luce, luce, luce. Buonanotte.